Sì, è un rumore di fondo, è un accompagnamento nelle mie giornate. Tra l'altro io avendo lavorato nelle redazioni televisive, dove c'è sempre tanta gente, tanto via vai, passaggio, eccetera, riesco a scrivere, anche nella confusione più totale. Per cui la televisione la tengo accesa, per esempio anche senza audio, quindi delle volte è un rumore di fondo, delle volte è una finestra di persone in movimento, di immagini in movimento, che comunque mi dà il tono di ciò che accade all'interno di quella piccola scatola. Beh, quindi secondo te la televisione ha una funzione di raccordo tra il proprio essere e l'apertura, appunto, nei confronti di una realtà che è fuori da noi, attraverso questo nutrirsi di rumore di fondo. La televisione è un mezzo, in quanto mezzo è uno strumento neutro, è quello perché io amo la televisione, perché è uno strumento in potenza, è quello che ci si mette dentro che fa la differenza ed è fatto dalle persone. La televisione degli anni 50-60 era una televisione colta, se volete una televisione educata. Perché l'esigenza, la tendenza era quella di migliorarsi anche a livello culturale, era fatta da persone, da dirigenti, da autori, intellettuali, che erano l'espressione di quei tempi lì. L'esigenza era quella di insegnare alle persone a parlare, a scrivere, per cui è nato un format, una trasmissione, all'epoca si diceva così. Come non è mai troppo tardi, del maestro Manzi, che addirittura adesso viene glorificato, santificato, si farà una fiction sulla sua vita. Oggi le esigenze sono cambiate, le persone sono cambiate, per cui la televisione è una televisione spudorata, una televisione volgare, se volete, perché sono tempi volgari, sono tempi spudorati. C'è mancanza di pudore, è stata abbattuta la cosiddetta quarta parete, per cui non c'è più separazione tra il pubblico e il privato, neanche in ambito televisivo, cioè la separazione tra il dietro le quinte e quello che va in onda non c'è più, anzi, più il dietro le quinte viene mostrato, viene fatto percepire, ma proprio mostrato fisicamente. Più si è moderni e si risponde all'esigenza delle persone di vedere, scrutare, capire. Non so se mi riesco a spiegare, insomma, è questo. Sì, e nel tuo libro analizzi, tra le altre cose, anche questa componente di degenerazione, se vogliamo, della televisione. Sì, nel libro. Come dire, cristallizzo 2 anni di televisione, di offerta televisiva, quindi tutte queste cose entrano dentro. Qualcuno ha detto che è un libro non soltanto sulla televisione, ma sulla società. In buona sostanza è quello che dicevo, cioè siccome nella televisione c'è una rappresentazione della società, sicuramente una rappresentazione mediata di quello che accade nella società, però è la rappresentazione del momento sociale che viviamo. Per cui sì, è un racconto della società vista attraverso il piccolo schermo. Si potrebbe dire che la televisione è passata dal lato destro del cervello al lato sinistro, nel senso quello più limbico, più emozionale. Sì, si può dire, la televisione è sempre più emotiva. Parla sempre di più alla pancia dei telespettatori Emozioni che non alla forti. testa. Bisogna anche dire che il lavoro che ho fatto con questo libro, che io considero un libro omeopatico, nel senso si può tornare a scoprire la buona TV passando per la cattiva TV, si può anche dire che però la televisione oggi, in particolar modo, è una televisione pletorica, per cui si accende la televisione, e invito tutti a usare sempre di più il telecomando perché ce lo siamo un po' dimenticato. Lo zapping è salvifico, cioè
Muoviamoci, ci sono tanti canali, non soltanto sulla piattaforma satellitare. È stato molto criticato l'avvento del digitale terrestre, che sicuramente ha avuto degli interessi specifici in un soggetto televisivo in particolare, ma ha fatto sì che l'offerta si moltiplicasse, per cui ci sono tanti canali anche in chiaro. Esiste una TV per ricchi, quella satellitare, ma esiste una televisione disponibile a tutti che offre canali come adesso, per esempio, è nata la F, che è Sì. in collaborazione con il gruppo Feltrinelli, che è un intero palinsesto culturale, non soltanto di contenitori culturali, ma pervaso proprio di stimoli, suggerimenti, suggestioni culturali. Poi c'è un intero canale dedicato ai gialli, inteso come narrazione di Sì. gialli, cioè fiction, serial, detective crime, eccetera. E poi insomma, c'è un'offerta per tutti i gusti. Si deve usare il televisore, secondo me, come si usa l'edicola. Si va all'edicola, si sceglie il quotidiano che ci rispecchia di più, si va in libreria e si sceglie il romanzo, il saggio che in quel momento ci interessa. Quello che bisogna fare sempre meno è farsi dominare dall'offerta televisiva, quindi scegliere, prendersi delle responsabilità. Quindi, in qualche modo, è un po' la televisione che sta inseguendo il non palinsesto del web. No, la televisione è molto, come posso dire, codificata, è molto normalizzata. La televisione, e non ce ne si, le persone non se ne accorgono, è molto tarata sui gusti delle persone, è tematizzata, per cui nascono sempre più canali che si riferiscono a un segmento preciso di pubblico, un target ben preciso. Ci sono settori della TV satellitare interamente dedicati ai ragazzi, c'è lo sport, c'è il cinema ed è tutto a compartimenti ben precisi. Il web ha un'altra funzione, che è quella dell'on demand di fatto. Cioè, all'interno del web si possono pescare segmenti di produzione di palinsesto che magari si sono persi nel flusso, nel mainstream. Per cui sono due ambiti molto ben Quindi separati. Mentre è invece una l'on sorta di demand, reflusso gastrico della televisione, il secondo la web, tua il web, interpretazione. sì, è Sì. così, è così. Mentre l'on demand sulla televisione, proprio sullo schermo televisivo, è ancora non troppo delineato, o insomma comincia ora. Sul web è un on demand di fatto. Ci sono i siti delle varie televisioni da cui pescare, c'è YouTube che frammenta e ripropone, c'è YouReporter, che per altri versi insomma si può recuperare molta della produzione, come dire, social, Sì. produzione giornalistica autonoma, quello che viene chiamato il citizen journalism. E insomma, in questo senso ci si può organizzare. I giovani soprattutto utilizzano il web in questo modo. Web